Ciao ragazze, ciao ragazzi. Allora, come sapete, da vera beauty addicted sono sempre alla ricerca di nuovi prodotti, dispositivi e roba del genere. Ed ho scoperto questa spatola, tra l'altro not sponsored ragazzi, ma ho scoperto questa spatola adulta. Si dice spatola in italiano, spero di sì, in inglese spatula. Eccola qua, è un prodotto professionale ad ultrasuoni con vibrazioni, insomma pulsazioni, cioè una roba stranissima. Praticamente c'è questa spatola che sembra quasi, cioè, sembra più una specie di arnese di tortura, è un po' come se fosse un po' troppo affilata. Comunque dovrebbe servire per pulire la pelle da tutte le impurità, cioè tu la passi praticamente e lei con gli ultrasuoni eccetera eccetera è professionale, quindi dovrebbe essere una roba che funziona sicuramente. Io non sono un professionista in ciò, quindi vedremo che cosa combineremo, ma dovrebbe toglierti tutte le impurità, punti neri, tutte le schifezze che uno ha sulla pelle praticamente. Io non ho ancora lavato il viso oggi, quindi non oso immaginare che cosa verrà fuori. Questo è il packaging super figo, convenient home use skin beauty, skin clean beauty device, c'è scritto pulizia e spellatura di pelle ad ultrasuoni, whatever that means, massaggio a vibrazione profondo, spero non faccia male, operazione semplice e intelligente, ok, carica magnetica, effettivamente sì, perché l'ho ricaricato con il caricabatterie, praticamente si attacca così, magnetico, ma questo non ci interessa, io voglio vedere che cosa viene fuori dalla mia pelle, tutte le schifezze, tutte le impurità, voglio toglierle e voglio avere la pelle perfetta e professionalmente pulita, ok, quindi... Questo è il prodotto, si chiama Candice France. All'interno c'è anche una comodissima custodia da viaggio, se vuoi portartela in giro quando viaggi c'è anche la custodia. E poi oggi tra l'altro sono vestita proprio di casa, perdonatemi, ma felpa super comfy, The Beauty Salon in Your Palm. E poi c'è questa specie di, che ne so, una cartolina dalla Russia. È francese, ma c'è la cartolina dalla Russia. E poi questo è, è il cartellino che certifica, insomma, il prodotto che sia autentico. E qui ci sono le istruzioni. Descrizione del prodotto. Allora, coperchio protettivo, testa di rimozione a ultrasuoni, che sarebbe questa lama che sembra pericolosa, ma spero non lo sia. Spero che non faccia male, soprattutto, perché non so cosa aspettarmi. Pulsante di on-off passaggio modalità, che dovrebbe essere questo. Terminale magnetico, ok, che è questo dove si va a ricaricare. Poi funzione principale, modalità d'uso. Tre modalità principali funzionamento: esfoliazione, peeling, introduzione, moist, sollevamento di pelle, lift. Oh mio Dio, ok. Passi della cura quotidiana della pelle, funzioni principali. Funzione 1, pulizia ultrasonica dei pori, rimozione della cheratina morta. Questo è quello che mi interessa, ragazzi, voglio tirare fuori tutti i pori, tutte le schifezze, cheratina morta, qualsiasi cosa, cioè non sapevo nemmeno che la mia pelle ce l'avesse la cheratina morta. Evidentemente sì. Iono frenzy dei prodotti per la cura della pelle, che non so che cosa significhi onestamente. 3, sollevamento della pelle a vibrazione e battimento. Battimento? Non è che fa un male cane sta roba, no? Quindi questo è quello che faremo, ragazzi. Togliamo i capelli dal viso, così non rischiamo di sporcarli con la cheratina morta, che mi chiedo ancora che cosa sia. Cioè, immagino le cellule morte della pelle. Spray per inumidirla. Userò questo di Givenchy, che tra l'altro vi consiglio, è super rinfrescante ed idratante, ed è uno spray che si può spruzzare, insomma, sia quando si è truccati che quando si è struccati. E questa invece è la nostra spatula, il nostro aggeggio di tortura. E questo è il lato, vedete che strani questi puntini da questa parte, io spero onestamente che non faccia male. È molto sicuramente bizzarro e particolare come prodotto, quindi non ci resta che testarlo. Perché mi sto spaventando così tanto? Oh mio Dio, Nicole, fai un bel respiro, tranquilla. E intanto spruzziamo. Ok, basta, perché presumo debba essere umida e non bagnata. Ok, ok. Ragazzi, ci siamo. Io mi sto spaventando un sacco, non so neanche io perché, ma ho seriamente paura che bruci e che faccia male. Ok, allora, premere a lungo per un secondo. Oh mio Dio, l'ho sentito questo rumore, oh mio Dio. No, vabbè, adesso la provo sulla mano. Ho paura, aiuto! Allora, è una specie di piccola scossetta elettrica.
ho un po' paura a metterla sul viso, ho paura che cosa possa farmi, vabbè. Ma respira Nicole, ce la puoi fare. Se poi sono rossa come un pepper olio per una settimana, ragazzi, bisogna, per il bene dei miei followers, così io la provo e voi no. Ragazzi, questo rumore ti entra nel cervello quando le appoggi sulla pelle. Che ha fatto questo beep? Per adesso non ci sono residui. Proviamo sulla zona T dove la mia pelle è più grassa. Oh mio Dio, qualcosa c'è e non è piacevole da vedere. Lo vedete? Questo strano residuo che non è proprio trasparente, quindi non credo sia solo l'acqua che abbiamo spruzzato. Che tra l'altro mi ha anche arrossato la pelle non poco. Proviamo il naso, ragazzi. Il naso deve essere la parte peggiore. Allora. No, vabbè ragazzi, se lo tengo fermo, troppo, mio Dio, mi sta venendo le lacrime, mi fa malissimo. Ma che cacchio è sta roba? Se lo tengo fermo a lungo, mi dà come una scossa elettrica, non è che sia tanto piacevole. Ah! Oh. Però ragazzi, guardate che schifezza. Cioè, è un misto di punti neri e a questo punto penso che sia la cheratina morta, penso che intendano questo. È veramente una roba, cioè, è lo schifo più totale. Oh! Passare sopra i brufoletti, ragazzi, è un dolore che non immaginate. Fa veramente male. Oh! Ti dà tipo delle scossette elettriche e in più ha questa stranissima pulsazione barra vibrazione che io non sono sicura stia facendo tanto bene alla mia pelle visto come sta diventando, cioè non penso di essere mai stata di questo colore manco quando mi sono ustionata sotto al sole, onestamente non so se sia normale. Sono usciti anche alcuni punti neri, penso che si riescano a vedere. Non c'è solo quel liquido strano di prima, che forse era la cheratina, chi lo sa, ma ci sono anche dei puntini bianchi e questi sono assolutamente i punti neri barra bianchi che stanno uscendo. E poi anche dall'altra parte è completamente sporca, quindi, cioè, sono abbastanza scioccata. Devo dire che per funzionare funziona, solo che mi sta lasciando dei segni preoccupanti. Okay, vabbè che la mia pelle basta che la tocco e mi resta il segno, però questi segni sono molto preoccupanti per quanto mi riguarda. E non sto premendo nemmeno poi tantissimo. Non è tanto la pressione che faccio che mi fa questo effetto. Io credo che sia proprio questa strana pulsazione di questo prodotto. Cioè ragazzi, ho il viso deturpato, vi prego, ditemi che se ne andrà sta roba. Cioè, mi sto preoccupando onestamente. Forse dovrei usarlo solo sulla zona T, dove effettivamente funziona, perché riesco a vedere i punti neri che escono. Oh, ok, vicino al contorno occhi fa malissimo, mi lacrimano gli occhi. Vicino al contorno occhi è terribile. Qua ne sta uscendo tantissimo. Penso che possa bastare a questo punto. La mia pelle, vabbè, io spero che questi segni se ne vadano a breve. La mia pelle è completamente fucsia, se non rosso peperone, forse è la definizione più adatta. Sicuramente mi sento, non lo so, onestamente. Non so se questo prodotto funziona. Qui c'è un bel po' di
schifo, perché non so come descriverlo, perché non so che cosa sia. Quindi effettivamente funziona, ma pensavo meglio onestamente, perché ecco, questo è il residuo, ok, che toglie i punti neri, quindi questi praticamente saranno i miei punti neri che se ne sono andati e adesso sono lì concentrati al centro della nostra spatolina. Anche dall'altra parte lo vedete che è parecchio sporca, quindi diciamo che secondo me la pelle la pulisce, solo che al contempo te la scarta vetra anche, quindi cioè la scelta è praticamente tra pelle non tanto pulita oppure pelle pulita ma scarta vetrata completamente, quindi non so che cosa sia peggio onestamente a questo punto. Quindi che cosa ne pensate voi? Io onestamente per quello che l'ho pagata, che erano 150 euro una cosa del genere, perché è un prodotto professionale, e l'ho pagato abbastanza, quindi per quello che l'ho pagato secondo me i soldi non li vale. Onestamente forse se avessi più problemi di pelle impura, cioè punti neri un pochino più di quelli testardi che non se ne vanno, magari comunque più grandi, pori un pochino più dilatati, forse potrebbe valerne la pena. Per quanto mi riguarda non la consiglierei, è stata un po' una delusione, perché sì, ok, un pochino pulisce, però insomma mi aspettavo chissà che robe pazzesche a questo prezzo, dicendo che è ultrasuoli professionale eccetera, quindi secondo me non ne vale poi tantissimo la pena. Ho fatto io la cavia per voi ragazzi, specialmente se avete la pelle delicata come la mia, evitate, evitate, perché notare i segni ragazzi ci sono ancora, quindi ci vorranno delle ore prima che la mia pelle torni normale, e spero non giorni ma spero ore, quindi non lo so, che cosa ne dite voi? Forse sono io che non la so usare, che potrebbe ovviamente anche essere, però secondo me non ne vale la pena. Forse se riuscite a trovarla ad un prezzo più basso, adesso guardando sto schifezza, se riuscite a trovarla ad un prezzo più basso forse potete provare, ma secondo me non è poi tutto questa gran scoperta e tutto questo granché. Poi ditemi voi, magari non me ne sono resa conto ma mi ha pulito la pelle tantissimo, ammesso che si possa vedere visto che è fucsia. Quindi questo è quanto, mia family. Se vi sia piaciuto questo video fatemi sapere se avete mai provato questa spatola, questo prodotto, o se siete stati da un professionista che l'ha usata su di voi. Nel caso la risposta fosse positiva, vorrei capire com'è stata la vostra esperienza, se ha funzionato, se avete visto tutte queste schifezze uscire eccetera eccetera eccetera, o ovviamente se avete questo prodotto a casa fatemi sapere come lo usate. Questo è tutto, un bacio grandissimo, vi voglio bene, noi ci vediamo domani con un nuovo video. Ciao!